c'è una nave della Mediterranea al largo di Lampedusa, non ha l'autorizzazione allo sbarco. Al momento un migrante è stato fatto scendere perché si pensa abbia la polmonite, però il governo continua a dire che non dà l'autorizzazione e Di Maio ha precisato che non sarà un altro caso 18. È un fatto molto grave perché non c'è nessuna invasione, quella sta solo nella propaganda di governo. Loro si lavano la coscienza dicendo che stanno nei luoghi sicuri della Libia, quando invece un'informazione coraggiosa e libera, inchieste importanti, attività che il governo dovrebbe diffondere e non nascondere, ci dicono che in Libia ci sono dei lager in cui persone vengono trattenute, torturate, private della libertà personale, con violenze fisiche e psicologiche inaudite. Meritorio il lavoro di Mediterranea, sono ONG che salvano le vite, che sono testimoni di quello che accade. Un governo che si chiami governo dovrebbe immediatamente fare in modo che le nostre navi della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto, di chiunque, compresi le ONG e i pescherecci, possano prestare soccorso a queste persone, farle curare e accogliere. Non sono un pericolo per nessuno. Se magari nell'occorrenza prendono anche qualche trafficante di essere umano, per loro i porti sono chiusi e sono aperte le patrie galere. Di Lampedusa però sta dicendo già da ieri: fateli scendere, fateli sbarcare, noi siamo pronti. Anche noi siamo pronti, il porto di Napoli è aperto, se dovesse decidere il comandante di dirigere la prua verso Napoli troverà il sindaco ad accogliere.